Benvenuti a questa nuova puntata di Diritto al Punto. Anzi, per essere precisi, questo è uno degli episodi della rubrica Diritto al Punto Economia, che viene curata dal dottor Andrea Miniati. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, ovvero Giulio Gaudiano, e quindi ciao Giulio e benvenuto e grazie di essere qui con noi. Ciao ragazzi, grazie di avermi invitato. Grazie a te. Quindi, come ogni episodio con ospiti, troverete ovviamente una versione video sul nostro canale YouTube, al quale ovviamente vi raccomandiamo come sempre di iscrivere per restare sempre aggiornati. Quindi iniziamo dicendo: io non so quanti di voi non conoscono Giulio Gaudiano, soprattutto nel mondo del podcasting, ma per i pochi che non lo sanno, chi è Giulio Gaudiano e che cos'è strategia digitale? A te la parola, Giulio. Io lavoro come business angel, quindi faccio investimenti in startup digitali. Prendo delle persone che hanno delle idee eccezionali, delle capacità personali incredibili e che vogliono creare un proprio progetto, una propria startup, un'applicazione. Le aiuto a crescere, a trasformare l'idea in business plan, il business plan in una società che possa crescere e prosperare, e poi guadagno dalla differenza tra il valore che la startup aveva quando ho iniziato a curarla, quindi come una piantina, ho messo il seme nella terra, ho cominciato ad annaffiarla, e quando cresce il valore che ha la startup al momento in cui fa la sua exit, cioè vende a una realtà più grande. Questa attività nel campo del business digitale mi ha portato negli anni a trovarmi a fare il podcaster. Quello, le mie figlie dicono: mio papà fa i podcast, perché è diventata alla fine un'attività abbastanza rilevante nella mia vita quotidiana, ma è nata da una pura passione per documentarmi su le novità, le informazioni rilevanti per il mio lavoro di business angel. Dieci anni fa, nel 2011, stavo con la mia prima figlia in passeggino e avevo il desiderio di restare aggiornato mentre lei dormiva in carrozzina. Purtroppo però non esistevano podcast che parlassero di business, di digital, di marketing. Sembra assurdo, ma in Italia 10 anni fa non esisteva nulla che parlasse di questi aspetti dell'innovazione e dei suoi riflessi sulla parte economica, sulla parte business. Quindi ho pensato: vabbè, lo creo io, e ho creato il mio podcast, che è Strategia Digitale. Lo trovate a strategiadigitale.info. E con questo podcast la mia missione è aiutare le persone a utilizzare il digital in modo consapevole per vivere bene e lavorare meglio. E 10 anni fa questo voleva dire usare di più il mondo digitale, usare di più gli strumenti, le tecnologie, conoscerle, esplorarle. Oggi molte volte vuol dire usarle di meno, usarle laddove fanno la differenza. Proprio prima di entrare qui nella vostra live stavo scrivendo a una ragazza, un assistente virtuale, che mi diceva: ah, io voglio creare un sito WordPress. E dice: un attimo, calma, vediamo bene di ottenere il massimo del risultato con il minimo dello sforzo, il minimo dell'investimento, perché poi è lì la via della sostenibilità anche dal punto di vista economico per chi crea un'attività da zero e non arriva con grandi investimenti, no? Molte volte la materia prima di questi business digitali è la passione e le capacità personali. Giulio, senti, quindi alla luce anche di ciò che hai appena detto, possiamo chiarire ai nostri ascoltatori e video ascoltatori, ma sostanzialmente, cosa si intende quando si parla di startup? Bene, lo startup, la startup è uno stadio dell'evoluzione di un business. Si dice, diciamo, sui manuali, che la startup è l'azienda, un progetto in cerca di un modello di business. E questo ci aiuta un pochino a capire la differenza tra la fase di startup e invece la fase in cui ormai l'azienda è entrata a regime. Il primo momento, da quando io costituisco, quindi creo il mio progetto, la mia attività, a quando sono riuscito a trovare il modo di tirar fuori i soldi in maniera stabile, duratura, solida nel tempo da questa attività, quella è la fase di startup. Ora, questa fase di startup
È una fase molto delicata. Io sono un amante del coltivare le cose in casa. In Australia avevo nel mio backyard un piccolo orto e lì ho imparato che a seconda dello stadio di crescita di qualcosa che stai coltivando ci sono delle regole diverse. Per esempio i pomodori in un certo momento hanno bisogno di un certo tipo di esposizione, di un certo tipo di sostegno, per questo si montano le cannucce sulle quali far rampicare il pomodoro. In altri momenti ha bisogno di altre cose, in certi momenti c'è bisogno di essere innaffiati di più, in altri momenti c'è bisogno di essere innaffiati di meno. Ecco, proprio nello stesso modo le società hanno bisogno di crescere. All'inizio la fase di startup, quella in cui fai tanti tentativi, provi a creare qualcosa, poi sbagli, allora devi ricominciare, crei un piano marketing, poi ti accorgi che non funziona, allora devi correggere il tiro. In quella fase lì è una fase molto delicata anche dal punto di vista umano. Quindi tecnicamente la startup è una società, una persona giuridica, un SRL, ecco, che è stata costituita, quindi esiste sulla carta, ma ancora non ha una sua sostenibilità economica stabile, cioè ancora non ha il funzionamento. Io faccio questo, lo produco, lo vendo e porto a casa più soldi di quelli che ho investito per la sua produzione e reinvesto questi soldi in ulteriore produzione, quindi cresco in maniera stabile. Dal punto di vista umano, lo dico perché attraverso la Digital Business School e l'attività che svolge U-Media Web, che è l'acceleratore, cioè la struttura attraverso il quale personalmente aiuto coloro che hanno un'idea a trasformarla in un business attraverso la fase di startup, umanamente è un momento molto delicato perché ogni sbaglio che compiamo, ogni errore, può essere male interpretato, può trasformarsi nella nostra percezione emotiva in un'avvisaglia di fallimento. E quindi c'è bisogno di sostegno da parte delle persone che ti stanno intorno e dire: no, guarda, hai sbagliato, bene, hai fatto un errore, benissimo, hai imparato qualcosa. Le persone che ci stanno intorno e che non capiscono niente di business, di marketing, di digital, per cui mia moglie, mio marito, la vicina di casa. Ragazzi, questi sono esempi fatti dalla vita vissuta, no? Una volta una startup era mollato tutto perché la vicina di casa diceva: ah, quella chissà che fa tutto il giorno, e sta chiusa in casa e non fa niente, no? E invece quella stava lì davanti al computer a lavorare nella creazione di contenuti, a fare marketing, semplicemente perché aveva preceduto quella fase che tutti stiamo vivendo, in cui tutti sanno che cos'è lo smart working. Quindi sono elementi essenziali, quelli umani. Le persone che ci stanno intorno potrebbero non capire quello che stiamo facendo, quindi mettere pressione psicologica su di noi. Arriva tua moglie e ti dice: ma stai spendendo tutti i soldi che avevamo accumulato nei nostri risparmi, oppure appunto la vicina di casa parla male di te, oppure tu non riesci a spiegare agli altri bene quello che fai. Ragazzi, oggi diamo tutti per scontato, avendo vissuto la crescita del digitale, che si può lavorare ovunque, che quello che faccio nel mondo digitale può produrre risultati concreti. Ma io mi ricordo mia mamma, per anni, quando ho iniziato a lavorare 20 anni fa, veniva e diceva: hai bisogno di soldi? Ma cosa fai? Cosa gli dico alle mie amiche quando mi chiedono che lavoro fa tuo figlio? Quindi la fase di startup è molto delicata anche nella costruzione del team di lavoro, perché siamo da soli, ogni persona che aggiungiamo si trasforma in un costo, però ogni persona può fare la differenza. Poi nel giudicare come comporre il team, magari ci affidiamo alle conoscenze personali, allora non riusciamo a avere veramente persone che possano essere dei buoni compagni di lavoro, perché non è detto che il tuo miglior amico sia il tuo miglior compagno di lavoro, anche perché avrai difficoltà a relazionarti con lui in maniera veramente professionale. Potremmo citarne centinaia, però quello che volevo trasmettere è questo, che dal punto di vista umano la fase di startup è come la nascita di un bambino. Ecco, un neonato ha bisogno di cure particolari, dorme in maniera diversa da come dormono gli adulti, quindi da come dormono i genitori, mangia in maniera diversa da come mangiano i genitori, ha bisogno di attenzione, di un investimento particolare, non solo in termini economici, perché la startup molte volte spende senza guadagnare finché non ha trovato il modello, certo, di business, ma anche dal punto di vista umano.
Certo, poi immagino che ogni startup, come ogni bambino, è diverso dall'altro e quindi ci sia un'attenzione particolare da dedicare a una o all'altra a seconda di quello che vogliono fare. Sì, non tanto, diciamo, ogni startup è unica. Esatto. Nella sua individualità i percorsi, esatto. Il percorso è simile, quindi come una nutrice, come un educatore, con il tempo io ho imparato a individuare dei pattern, cioè più o meno sono sempre quelli i problemi, più o meno sono sempre quelli i modi in cui ti puoi sbloccare da questi problemi, e questo deriva dall'esperienza. Sul muro del mio studio io ho tutti i ritratti, tutte le foto delle persone che ho aiutato a trasformare le proprie idee, i propri sogni in startup, e ormai, diciamo, è come l'album di famiglia, io di ognuno mi ricordo il percorso, però ognuno è unico e deve essere trattato come unico. Certo. Io ho tanti colleghi che lavorano anche loro in acceleratori, sono business angel, quindi fanno investimenti in startup, e vedono più il lato, diciamo, economico e funzionale della cosa. E a volte lo startup, quello è la prima volta che fa il percorso, tu l'hai fatto altre 100 volte con altre persone, ma quella è la prima volta che lo fa, e si merita di essere trattato con la sua unicità individuale, si merita anche di essere condotto per mano di tappa in tappa, senza dirgli: ah vabbè, ma tu c'hai paura, ma non è niente, dai, non la fa lunga, no? Cresci, certo, va capito. Va capito e va curato e va accompagnato in maniera molto attenta durante il suo percorso. Perfetto, Giulio. Senti, io adesso però vorrei tornare un attimo su di te, su quello che è anche il tuo cursus honorum, se vogliamo, perché sei un laureato, no, in storia dell'arte. Esatto, quindi sono storico dell'arte. Una materia umanistica. E la mia domanda è: come mai sei passato da, appunto, tale topic, se vogliamo definirlo così, ad un ambiente più economico, diciamo? E a tal proposito, l'altra domanda delle domande che viene spesso fatta, ma questo secondo me è perfettamente il caso di portela, è: quanto contano le soft skills o competenze trasversali? Io vedo il mio percorso educativo e professionale come un percorso di estrema continuità, nonostante molti dicono: ah, come sei storico dell'arte, sei un umanista e fai cose che hanno a che fare con l'economia, col business, senza nessuna formazione accademica in tal senso. Dov'è che vedo la continuità? Mentre stavo al liceo, quindi avevo 14-15 anni, ho imparato in maniera assolutamente casuale e direi senza rendermene neanche conto un linguaggio di programmazione, l'HTML, che è il linguaggio di programmazione che sta alla base del web. L'ho imparato perché erano i primi anni di internet, e nelle chat, per poter comunicare, dovevi sapere un po' di HTML, cioè per poter cambiare il colore. Io stavo lì, scrivevo e vedevo gli altri avevano la foto, il colore, le scritte in colore rosso, le scritte che lampeggiavano, e dicevo: ma perché loro sì e io no? E allora piano piano chiedevo: ma scusa, come fai a fare la scritta rosa? Ah, faccio così. Ah, come fai a fare faccio colà. E mi sono appuntato su un foglietto che tenevo attaccato al mio monitor tutte le stringhe, quei codici che dovevo scrivere per far risultare più bello il testo che mandavo, il mio modo di comunicare. Da lì, mentre facevo il liceo classico, ho iniziato a studiare storia dell'arte, ho iniziato a studiare le lettere nella Università di Roma La Sapienza, in realtà come piano B rispetto al piano A, perché il mio piano A, visto che mi ero appassionato in quegli anni anche alla creazione di video, mi ero fatto prestare la telecamera dal liceo classico che frequentavo, avevo girato un piccolo cortometraggio che aveva vinto un primo premio a una competizione locale. Bene, in quel momento lì volevo fare la Scuola Nazionale di Cinema, ma siccome i miei genitori mi hanno fatto fare la primina, quindi mi hanno fatto anticipare il mio percorso scolastico di un anno, ed essendo la Scuola Nazionale di Cinema un concorso nazionale, aveva delle classi di concorso diciamo standard, e non potevo accedere se non facendo prima, avendo un anno, diciamo, di scarto, quindi perdendo quell'anno che avevo preso. Quindi intanto ho iniziato l'università. All'università ho visto che l'arte
Che cos'è l'arte? L'arte è il modo in cui riusciamo a fare esperienza di cose che non si vedono attraverso i sensi. Quindi l'amore. Che cos'è l'amore? Come fai a fare un dipinto di un amore, ad avere esperienza sensibile dell'amore? No? È qualcosa che, se l'hai vissuto, lo puoi raccontare, ma lo racconti nella tua personale esperienza. E così gli artisti hanno rappresentato attraverso la scultura, la pittura, la cinematografia, la fotografia, la musica, hanno rappresentato attraverso l'arte tutte queste cose che non si vedono, che poi sono le cose che ci fanno prendere le decisioni nella nostra vita, ci indirizzano da una parte o dall'altra. Oggi sappiamo quanto è importante nella costruzione di un brand definire gli aspetti visuali, quindi esperibili attraverso i sensi, e collegarli agli aspetti valoriali. Il nostro brand è un brand che punta tutto sulla giustizia. La giustizia, come la rappresenti? Gli antichi la rappresentavano come una donna bendata con una bilancia in mano. Ecco, ma oggi come si rappresenta, come si comunica tutto questo? Quindi, durante questo percorso, vedendo che in fondo l'arte nel passato è stata economia, è stata politica, con l'arte si governava, Napoleone faceva dipingere dei ritratti di sé e le persone andavano a fare udienza davanti al ritratto, ok, dell'imperatore. L'arte, per l'arte si sono scontrate le nazioni, si sono fatte le guerre, e con l'arte si è comunicato le più alte espressioni della cultura umana. Quindi mi sembrava assolutamente scontato che l'arte fosse un qualcosa di essenziale per la vita. In quel momento lì ho cominciato un percorso di master in giornalismo presso la Fondazione Lelio Basso qui a Roma, dietro Piazza Navona, e mentre facevo questo master in giornalismo ho conosciuto il primo italiano che ha creato un editore totalmente online. In quegli anni era Robin Good, non so se lo conoscete, è stato un personaggio fondamentale per l'evoluzione del digital in Italia. E Robin che cosa ha fatto? Ha fatto un pochino da trade union tra il mondo americano, la comunicazione, la collaborazione online, internet, tutto quello che negli Stati Uniti era già masticato da più persone, e l'ha portato un pochino in Italia, cercando di capire, questo era il suo motto, come i piccoli potevano utilizzare gli strumenti di comunicazione dei grandi per avere grandi risultati. Ed era tutto focalizzato sul tema della condivisione. Lui diceva: io sono Robin Good e vengo dalla foresta di Sherwood, scritto come share, condivisione. Bene, Robin Good era il primo editore italiano totalmente online. Mentre facevo il master in giornalismo ho detto: ragazzi, io il mio stage lo voglio fare insieme a Robin Good. Sono andato da lui e lui, appena mi ha visto, ha detto: no ragazzi, qua cominciamo a lavorare insieme. Quindi ho lavorato con lui vari anni. Qualche giorno fa sfogliavo degli album, c'era un giovanissimo Salvatore Aranzulla a 17 anni che partecipava agli incontri insieme a Robin Good, c'erano persone che si sono affermate nel mondo digitale, Marco Montemagno, che aveva creato il suo primo network di blog, l'aveva appena venduto, ecco, quindi era un momento in cui le persone che lavoravano nel digital in Italia si contavano sulle dita di una mano. E in quel momento lì ho capito che c'era una grande opportunità. L'opportunità era costruire i contenuti per il web per diffondere conoscenze, e così ho creato il mio primo network di blog. E quando alcune persone sono cominciate ad arrivare a dire: Giulio, mi spieghi come hai fatto tu, che lo voglio fare anch'io? Beh, lì all'inizio ho offerto consulenza, poi a un certo punto ho detto: ragazzi, visto che io vi faccio consulenza, voi create delle aziende, queste aziende guadagnano molto bene, ma invece di farmi pagare la consulenza, perché non comprare un pezzo della vostra società per generare un valore molto più alto nel tempo? Quindi lavorando da soci invece che solamente da consulenti, e così è nata You Media Web, che è l'acceleratore con il quale trasformo appunto le idee delle persone in business, e da lì in business di successo. Questo percorso, come vedi, se te lo racconto così, è molto fluido, cioè andiamo dal cinema alla storia dell'arte, al giornalismo, all'applicazione della comunicazione del mondo del web attraverso il digital e con una ricaduta economica, quindi del business, e quindi non vedo
diciamo, rotture in questo. Senz'altro ci sono delle soft skill trasversali, come dicevi tu. La prima è il desiderio di portare la teoria nella pratica. Mm-hmm. Quindi io già all'università mi sono accorto che c'era un problema. Il problema è che i ragazzi vedevano le diapositive durante la lezione e poi non le vedevano più fino al giorno dell'esame. E ho detto, ma il digital può risolvere questo problema? Sì, perché io potrei scannerizzare le diapositive, metterle sul web e così renderle accessibili a tutti. Ah, fighissimo! Quindi il digital come superpotere, l'utilizzo consapevole del digital mi ha permesso di far avere a tutti i ragazzi le diapositive che vedevano durante le lezioni, ma allo stesso tempo il digital come strumento per poter accedere a delle nuove opportunità. Per me è stato così, perché sono potuto da matricola entrare in contatto con tutti i docenti del mio corso di laurea per aiutarli, no? Come facilitatore, per aiutarli a rendere questa possibilità disponibile per tutti gli studenti. Gli studenti non avevano la connessione internet? Benissimo, vendiamo un CD con tutta la raccolta delle immagini, quindi è disponibile gratuitamente sul web, ma ricerca di un modello di business a pagamento se vuoi una copia per il tuo computer. Ecco, quindi l'idea di portare la teoria nella pratica, di utilizzare il digital come superpotere, di ricercare un modello di business, considerando che non tutti hanno uguali possibilità o uguali disponibilità economiche, no? Quindi certo. Io non c'ho la connessione internet, pure io preferisco guardarmelo sul computer perché la mia connessione internet è lenta al tempo. C'è la possibilità di creare dalle idee attraverso il digital delle opportunità di business. Queste sono state delle soft skill fondamentali in maniera trasversale in tutti i settori nei quali ho lavorato. Allora Giulio, a questo punto devo dire, dopo aver sentito questa tua storia, che è anche molto stimolante, soprattutto penso sia stimolante anche per i nostri ascoltatori, non so Giandomenico come la pensi, però in un momento storico come questo penso che sia importante diffondere, no, questi messaggi per cui i percorsi sono lunghi, sono trasversali, dobbiamo comunque impegnarsi, affrontare quelle che sono le problematiche anche che la storia ci impone davanti e cercare sempre di trovare nuove soluzioni. E quindi ti possiamo chiedere, diciamo, un consiglio per tutti quelli che si avvicinano al mondo del podcasting e magari stanno pensando di creare un podcast sulla propria professione, e in particolare lo consiglia, è qualcosa che ormai è obsoleto, è troppo tardi il 2021 per cominciare? Il 2021 è il momento assolutamente giustissimo per iniziare a fare podcast, dice il mio amico Luca Mazzucchelli, che il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Ed è proprio così, perché il podcasting è uno strumento di crescita, personale e professionale. È una tecnologia semplicissima da utilizzare che ci permette veramente in poche ore di lavoro di essere pubblici sul web con i nostri contenuti, con il nostro podcast, sulle piattaforme. Io veramente in 8 ore, pensa questo, ho fatto tantissimi corsi all'Ordine dei giornalisti o ad altre associazioni di editori o altre associazioni professionali che volevano imparare a entrare in questo mondo, corsi di 8 ore, e alla fine delle 8 ore avevano la loro prima puntata, il loro primo podcast pubblico sul web. Quindi è facile uscire fuori, ma al tempo stesso è un settore nel quale non smetti mai di crescere e di imparare, perché per poter raccontare le cose agli altri, per poterle insegnare, le impari tu stesso, le impari o le impari meglio. Il mio amico Andrea Ciraulo, podcaster, creatore del podcast Passione Podcast, ha iniziato il suo percorso così. Se ascoltate la sua prima puntata, dice: sono qui al supermercato, anzi in macchina sto registrando la mia prima puntata, stavo al supermercato, ho sentito Giulio Caudiano che diceva nel suo podcast fermati e registra la tua prima puntata, gli ho dato retta, l'ho fatto.
Ecco, è bellissima questa connessione che si crea tra le persone, che si trasforma in un impulso creativo. E lui stesso diceva: io non so fare podcast, ma nel non saper fare podcast, nel raccontarvelo in un podcast, imparo a farlo e lo insegno anche a voi, vi aiuto, sbaglio al posto vostro in modo che voi possiate fare le cose in maniera più semplice. Questo è il segreto. Il segreto è non aver paura di sbagliare, perché gli esseri umani imparano attraverso gli errori. Gli errori sono uno strumento formativo, uno strumento d'apprendimento. La cultura che penalizza l'errore è una cultura che assolutamente non ci porta da nessuna parte. E quindi iniziate a fare podcasting. Ci credo talmente tanto che ho creato anche, scusate, insieme ad altri pazzi podcaster, l'Associazione Italiana Podcasting, proprio per questo, per incoraggiare tutti a creare il proprio podcast. E poi si trasformerà in un business? Benissimo, rimarrà come un progetto personale legato alla tua passione? Ancora meglio, l'importante è che questa esperienza sia un'esperienza che ci arricchisce, che ci fa crescere, che ci rende più felici. Tra l'altro io invito tutti anche a seguire il Festival del Podcasting, perché è un evento bellissimo a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare l'anno scorso e a cui sicuramente parteciperemo quest'anno, che Giulio ovviamente è uno degli organizzatori, e si tiene ogni anno verso il mese di settembre-ottobre, sbaglio Giulio? È giustissimo, se quest'anno, il prossimo anno sarà a ottobre, tutte le informazioni sono già su festivaldelpodcasting.it ed è veramente il giorno in cui tutti i podcaster italiani fanno festa insieme, imparano, si divertono, si conoscono e si connettono tra loro anche per avviare collaborazioni. Si spera anche che quest'anno sia dal vivo, perché l'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto farlo online. Abbiamo fatto questa formula mista l'anno scorso. Ma è riuscita bene, devo dire. Sì, è stata bellissima. A te la parola, bene, per chiudere. Allora, noi ovviamente ringraziamo Giulio per aver partecipato a questa puntata. Speriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento e che abbiate imparato insieme a noi qualcosa di nuovo. Lo ringraziamo ancora, e se avete qualche domanda in materia di diritto o economia o relativa a questa puntata, scriveteci pure su Facebook, Instagram e sulle nostre mail ufficiali, che vi ricordo sempre info@diritto al punto.it o ancora consulenza@diritto al punto.it, e noi cercheremo di rispondervi o provvederemo a creare puntate ad hoc con ad oggetto le vostre domande più frequenti, oppure ancora chiederemo al nostro Giulio di darci qualche delucidazione in più. Vi lasciamo alla nostra sigla e alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie ancora Giulio. Ciao, grazie Giulio.